Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Manca ormai davvero poco per le celebrazioni più amate a Siracusa dai fedeli, ma non soltanto, quelle di Piazza Santa Lucia. Bene, alla Borgata ci sono ancora alcuni rattoppi sulla strada nei pressi della Basilica che ai residenti non piacciono affatto. Borgata, siamo nel cuore della Borgata, letteralmente a una cinquantina di metri da Piazza Santa Lucia e siamo in via Ragusa. Da qua sia giorno 13 che giorno 20 passerà la patrona di Siracusa, Santa Lucia, col suo pesante carico, col il suo corteo di fedeli, di adoratori e con i trasportatori e non soltanto. Passeranno da qua in via Ragusa e qui ai nostri piedi, siamo sotto dove posizioneranno la luminaria, sotto i nostri piedi c'è questo che i residenti definiscono un vero e proprio rattoppo, un affossamento della strada riparato, loro dicono alla meno peggio, tanto che sarebbe di nuovo il livello della strada, si sarebbe abbassato. Alle nostre spalle c'è la Basilica di Santa Lucia e poi i residenti che hanno lamentato e segnalato questo problema. E il problema è il solito, in tutta la Borgata per i lavori che sono stati fatti e poi rattoppati, e si può guardare, sono stati fatti in una maniera proprio rabberciati. Accade che un mesetto fa già si vedeva che non era un lavoro fatto adeguatamente per il mando stradale. Ha ceduto, sono ritornati un 3-4 giorni fa e hanno rimesso un po' di bitume e praticamente siamo nuovamente al punto di partenza, perché cede ancora il terreno e il bitume non riesce a coprire bene il mando stradale. Dal nostro punto di vista, per tutti i lavori così incompiuti, questa è l'ennesima, ma è abbastanza pericolosa perché, come dicevi poco fa tu, da qui passa, diciamo, il simulacro della santa, passano i fedeli e pensiamo che sia un po' pericolosa questa situazione. La Borgata tiene il nome della nostra patrona e dovrebbe essere al centro dell'attenzione per tutti gli amministratori soprattutto, e quindi dovremmo fare tutti molto di più. Nella situazione in cui adesso c'è, è veramente vergognoso come si accoglie la nostra padrona in questa maniera, da quello che si vede è molto chiaro per tutti, ma purtroppo vediamo che non esiste nessuna collaborazione da parte di nessuno. Alla faccia ce la mettete voi come quartiere? Sì, soprattutto la circoscrizione Santa Lucia si è sempre impegnata, lo stiamo addobbando da un albero di Natale, ma è fatto da parte dei volontari e della circoscrizione, cioè tutto a spese nostre, quindi non vediamo nessuna altra collaborazione. Concluso il progetto Natale Sicuro, poliziotti presenti davanti agli uffici postali contro gli scippi e le rapine, soprattutto nei momenti in cui magari i più anziani si recano a recuperare la propria pensione. Nella giornata di ieri si è concluso positivamente il progetto Pensiamoci. L'iniziativa si è svolta in concomitanza con il pagamento delle pensioni e delle tredicesime presso gli uffici postali sia del capoluogo che della provincia. Un'attività di prevenzione e controllo degli obiettivi, ma anche di carattere informativo, con l'impiego nel capoluogo del camper della Polizia di Stato e di pattuglie delle volanti, dei poliziotti di quartiere, della Polizia Postale, del Commissariato di Ortigia e di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale. L'attività è consistita in controlli di soggetti in atteggiamenti sospetti e di veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze degli obiettivi, controllo dei dispositivi post, ma a tal fine di verificare immediatamente eventuali manomissioni. Nell'aver presieduto alle operazioni di carico di denaro e alla chiusura degli uffici, è sensibilizzato l'utenza degli uffici postali a porre in essere tutte le opportune cautele al fine di non rimanere vittime di reati predatori. Nel corso dell'attività sono stati controllati per più volte nel corso dell'intera giornata tutti gli uffici postali nei pressi dei quali si è proceduto al controllo di 59 soggetti ritenuti in atteggiamento sospetto, di cui 9 con precedenti anche specifici e circa 150 veicoli.
Nel corso dei controlli un soggetto già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato per ricettazione e porto di armi da taglio, poiché è sorpreso con un'autovettura risultata provento di furto con targhe rubate e nelle disponibilità di ben 6 coltelli di vario genere. Nell'intero periodo di riferimento, sia all'interno che nei pressi dei 12 uffici postali di questo capoluogo, non si è verificato nessun episodio delittuoso. Atti di violenza alla caserma Gamerra. È giunta a questa conclusione la commissione parlamentare d'indagine sul caso Lele Sceri. Dopo 20 mesi di audizioni, la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Sceri ha votato la sua relazione finale. Nel corso delle sedute sono state acquisite da quasi 6.000 pagine di documenti e sentite 45 persone, portando la procura di Pisa a riaprire le indagini sul caso, intrecciando gli elementi acquisiti nel 1999 dalla magistratura con nuovi elementi di indagini acquisiti attraverso le audizioni. La commissione ha fornito nuovi elementi che ha consegnato alla procura di Pisa. La commissione, spiega la presidente Sofia Modio, ha scoperto dettagli sul clima generale che regnava nella caserma Gamerra di Pisa all'epoca dei fatti, evidenziato la natura delle pratiche, il tipo di relazioni che venivano a stabilirsi tra anziani e reclute, il ruolo dei caporali e l'atteggiamento e la mentalità dei militari e le risposte date dai comandanti a livello di corpo e di brigata. Inoltre, diciamo Dio, abbiamo accertato che alla Gamerra avvenivano gravi atti di violenza, non riconducibili a semplice goliardia. Gli elementi oggettivi riscontrati dalla Commissione consentono di escludere categoricamente la tesi del suicidio o di una prova di forza alla quale si voleva sottoporre Emanuele Sceri, scalando la torretta, tesi che nel 99 la catena di comando della Folgore aveva suggerito alla magistratura. La commissione ha accertato, attraverso la consulenza cinematica di tecnici specializzati, che la presenza di una delle scarpe dello Sceri ritrovata troppo distante dal cadavere, la ferita sul dorso del piede sinistro e sul polpaccio sinistro sono del tutto incompatibili con la caduta dalla scala e mostrano chiaramente che Sceri è stato aggredito prima di salire sulla scaletta. L'approccio della commissione è andato oltre la categoria del nonnismo, con l'obiettivo di qualificare la disciplina all'interno della Folgore della caserma Gamerra, nella convinzione che proprio nelle falle, nelle distorsioni di questo sistema disciplinare si potessero rintracciare importanti elementi di responsabilità. Diversi casi di violenza in poche ore tra le mura domestiche in provincia, interventi dei carabinieri, vediamo quali. Ancora violenza tra le mura domestiche. Ieri mattina una donna ha segnalato ai carabinieri una lite in un'abitazione adiacente alla sua, situata in via Filisto. Subito dopo, il proprietario di casa è uscito dall'abitazione con una mano sanguinante. Intervenuti, i carabinieri hanno accertato che lo stesso aveva avuto una lite telefonica con la fidanzata ed aveva rotto alcuni mobili per la rabbia. Alle 19 invece è avvenuta una violenta lite fra madre e figlio tossicodipendente a Priolo, dove i militari sono intervenuti, constatando che gli animi si erano nel frattempo calmati e la lite è terminata. Alle 21.30 una donna di Solarino ha richiesto l'aiuto ai carabinieri per una lite avvenuta con l'ex marito, che ha visto anche i genitori di entrambi coinvolti nell'alterco, diventato poi quasi una rissa. I militari si sono recati sul posto e sono riusciti a riportare alla calma la situazione. Contemporaneamente a Floridia un'altra violenta lite fra ex coniugi per l'affidamento della figlia minore. Sempre a Floridia, soltanto 15 minuti dopo, un'altra donna ha chiamato il 112 per segnalare aggressioni e minacce da parte del genero nei confronti di sua figlia. Quando i carabinieri sono arrivati, tuttavia, la lite non era più in atto e non c'erano segni visibili di aggressione fisica. Sempre nella serata di ieri, i carabinieri della tenenza di Floridia sono intervenuti in occasione di una violenta lite familiare tra un 33enne siracusano disoccupato e incensurato e la madre 60enne. L'animata lite, solo l'ultima di una lunga serie, ha visto protagonista il 33enne siracusano che, dopo il rifiuto della madre di dargli una somma di denaro per soddisfare le sue esigenze personali, ha iniziato ad aggredirla fisicamente con calci e pugni. La vittima, intimorita e scossa, è riuscita a chiamare comunque il 112 e a chiedere l'intervento dei militari. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno interrotto l'aggressione fisica ancora in atto e hanno prestato soccorso alla donna. Il 33enne era solito chiedere somme di denaro alla madre per le proprie esigenze quotidiane, ed ogni qualvolta la stessa si era rifiutata di consegnargli quanto richiesto, erano iniziate nei suoi confronti minacce di morte, danneggiamento di mobilia su pelletti di casa e aggressioni fisiche.
Seconda parte del nostro telegiornale, operazione Uomini e Caporali, a 9 anni di distanza si è concluso il processo con 3 condanne e 4 assoluzioni. Si è concluso con 3 condanne e 4 assoluzioni il processo scaturito dall'operazione Uomini e Caporali, portata a termine dagli agenti della Digos della Questura di Siracusa nel 2008 attorno a un giro di false documentazioni per il rilascio di permessi di soggiorno a immigrati. Il Tribunale Penale di Siracusa ha condannato un marocchino alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa, Diego Guarnieri, originario della provincia di Agrigento, a 3 anni e 140.000 euro di multa, Raffaele Poidomani, rosolinese, a 3 anni e 50.000 euro di multa. Il Tribunale ha invece emesso sentenza di assoluzione nei confronti degli imprenditori agricoli rosolinesi Luigi Candiano per non aver commesso il fatto e Carmelo Caruso per insufficienza di prove, oltre al tunisino Ahmed Bent Aicha Tobni e il cittadino del Bangladesh, anche loro 2 per insufficienza di prove. Gli imputati dovevano rispondere di vari capi di imputazione, ma quello principale era legato alla riscossione di somme di denaro oscillanti tra i 4.000 e i 7.000 euro da immigrati, predisponendo e presentando alla Direzione Provinciale del Lavoro, sportello unico per l'immigrazione e quello dell'ufficio stranieri, documentazione ideologicamente falsa, costituita da attestazioni di domicilio, disponibilità all'assunzione, contratti di lavoro. L'obiettivo era quello di ottenere visti d'ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato illegittimi perché fondati su presupposti falsi e inesistenti. L'inchiesta della Procura è scattata a seguito della denuncia di un immigrato che ha raccontato ai poliziotti di essere stato truffato. Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno riscontrato un forte flusso di assunzioni in aziende di rosolini, tra le quali quelli di Candiano, Caruso, Guarneri e Poidomani. Andiamo adesso ad Augusta. L'ex sindaco Carruba rompe dopo 5 anni il silenzio e replica agli amministratori del Movimento 5 Stelle. Dice: non eravamo terroristi. Dopo 5 anni passati nelle aule giudiziarie a difendersi dalle accuse di concorso esterno per associazione mafiosa che ha generato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Augusta per infiltrazioni mafiose, l'ex sindaco di Augusta Massimo Carruba torna a parlare in pubblico. Lo ha fatto per illustrare l'esposto presentato alla Procura della Corte dei Conti sull'operato dell'ex commissione straordinaria che ha gestito l'ente dal 2013 al 2015. Lo fa prettamente in chiave politico-amministrativa, spiegando le ragioni dell'esposto e difendendosi anche dalle accuse politiche che gli sono state rivolte in questi anni a testa bassa da chi ha gestito il commissariamento e dagli attuali amministratori pentastellati. E proprio sul sindaco 5 Stelle Cettina Di Pietro e l'ex presidente del Consiglio Comunale Lucia Fichera che Carruba si sofferma e attacca 2 grillini rei di avere paragonato la passata classe politica a degli assassini e terroristi e rimprovera al suo ex partito e ai componenti della sua giunta di non avere speso alcuna parola a sua difesa tranne quella ricevuta da Roberto De Benedictis. Che oggi, a distanza di tempo, ma con la serenità ovviamente che magari uno matura con l'età, posso dire che non ho mai tradito. Credo che il tempo, al di là delle frasi suggestive e ipocritamente consolatorie, non possa mai restituire quello che ti ha tolto. Ormai per me il perduto è perduto e ho fatto il mio tempo. Il tempo ora è di altri. Quel sogno che avevo coltivato da ragazzino, avevo avuto sempre lo scribizio della politica, di fare il deputato a Roma, è miseramente naufragato e, come dire, è un sogno ormai frantumato. Quindi nessun rientro nella vita politica cittadina. Sull'ammontare dei debiti fuori bilancio Carruba ha dichiarato: a distanza di oltre 5 anni dalle mie dimissioni ancora assistiamo ad un balletto di cifre sull'ammontare dei debiti. Questo è... Promozione dei vini siciliani sui mercati dei paesi terzi. Al via la graduatoria, l'assessore regionale Bandiera incoraggia adesso a tutta birra sui fondi europei. È stata approvata e pubblicata sul sito dell'assessorato regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e relativi all'OCM, cioè l'organizzazione comune mercato vino, nella fattispecie riguardano le attività di promozione dei mercati extra UE.
Si tratta del finanziamento di 16 progetti presentati da singole aziende, associazioni di produttori, associazioni temporanee di impresa e consorzi di tutela del vino, per un importo complessivo di circa 12 milioni di euro e 6 milioni di euro di contributi erogati, pari a circa il 50% delle spese sostenute per svolgere azioni promozionali. Le risorse finanziate dall'Unione Europea serviranno dunque per incentivare la conoscenza, la valorizzazione e la commercializzazione dei vini nel mercato internazionale. USA, Svizzera, Cina, Giappone, Federazione Russa e Brasile in pole position per l'imminente presenza dei vini a marchio Sicilia. Soddisfazione da parte del neo assessore e di bandiera per aver concretizzato importanti azioni di sostegno alle imprese e per la tempestività con cui sono stati valutati e approvati i progetti. Dobbiamo consegnare al passato il fenomeno del mancato utilizzo dei fondi europei, afferma Bandiera. L'obiettivo che perseguiamo da subito è quello di sfruttare al meglio le risorse comunitarie per rendere sempre più competitivo l'intero comparto dell'agroalimentare e della pesca, sia oltreoceano che in Europa. Abbiamo strumenti e risorse adeguate per far crescere il brand Sicilia. Quello che occorre è mettere in atto processi sinergici e aggregativi tra le aziende e tra le stesse e la macchina amministrativa. Parliamo adesso di legalità per l'iniziativa di Confcommercio, un protocollo per tutelare da questo punto di vista la città. Ho firmato nei giorni scorsi un protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle rapine e dei furti. Un protocollo firmato tra il prefetto e le associazioni di categoria cittadine che ha visto Confcommercio Siracusa capofila della sottoscrizione. Il protocollo prende le mosse da quello firmato nel 2009 e poi rivisto nel 2013 in sede nazionale tra Confcommercio e Confesercenti. È stato poi integrato con i contenuti del protocollo del 2013 tra Casa Artigiani, Artigianato Imprese CNA. Alla base del protocollo c'è l'impegno a mettere in atto azioni mirate a prevenire e a contrastare fenomeni criminosi in danno degli esercizi commerciali, al fine di assicurare la libera iniziativa economica, anche attraverso l'impiego dei più moderni strumenti tecnologici, di adeguati sistemi di allarme antirapina e di telecamere. Per aiutare gli associati dei vari enti, la prefettura distribuirà un vademecum antirapina contenente istruzioni sui comportamenti da tenere nel caso di rapina o di qualsiasi altro reato perpetrato con modalità violente. Mentre per i collegamenti video con le forze di polizia, ogni associazione di categoria assisterà i propri associati nell'iter di realizzazione e attivazione, oltre che promuovere la formazione degli imprenditori. Dal canto suo, Confcommercio ha già preso contatti e fissato accordi anche di natura economica con società di gestione e realizzazione degli impianti di videosorveglianza a vantaggio dei propri soci. Prima di chiudere, un appuntamento per i fedeli, ma non soltanto per i siracusani in genere, perché domani giornata importante, l'Immacolata Concezione, a partire dalle 10:30 la messa di Monsignor Salvatore Pappalardo presso la chiesa di San Giovanni, dato che la chiesa dell'Immacolata in via Maestranza al momento chiusa per restauri. Poi nel pomeriggio, sempre domani alle 16, a San Giovanni la consegna dei berretti azzurri ai portatori, alle 17:30 l'uscita della statua della Beata Vergine. Poi con la sua processione per le vie di Ortigia. Intanto oggi, a partire dalle 14, esposizione del Santissimo Simulacro del Santo Rosario, per poi proseguire con vespri e preghiere fino alle 18. È tutto, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi.